Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi parlo del nuovo probabile acquisto della Fiorentina, ovvero Rodrigo Battaglia, in arrivo dallo Sporting. In questi ultimi tempi si stanno definendo le trattative ovviamente tra l'agente di Rodrigo e Corvino ovviamente, perché la Fiorentina aveva già mostrato interesse per questo giocatore già in passato. In passato intendo pochi giorni fa, però comunque già in passato. È comunque un giocatore che farebbe molto comodo alla Fiorentina, perché è un giocatore che manca in questo momento tra le fila viola, perché è un regista, ragazzi, e i registi in questo momento alla Fiorentina non sono presenti, perché a livello di centrocampo abbiamo Veretout, Dabaut, poi se arriva, dovesse arrivare, c'è Pasalic che forse potrebbe fare il regista, ma io lo vedo molto più come un mediano, come Dabaut, da spezzare le caviglie a quegli altri. Benassi, che non è assolutamente un regista, ma è diciamo un jolly, un tuttofare, può fare l'esterno, la mezzala, il centrocampista avanzato. Quindi comunque il ruolo del regista è proprio nella Fiorentina, come proprio ruolo centrale, fulcro del gioco della viola, manca, perché in questo momento la Fiorentina come fulcro di gioco diciamo non ha nessuno. Potrebbe far partire perché insomma gli altri anni ci aveva magari un difensore come poteva essere Gonzalo, che impostava lui direttamente, oppure direttamente un centrocampista, perché basti pensare a Pizarro qualche anno fa, Borja Valero, se no Badel fino all'anno scorso. Andando via questi tre tipi di giocatori, la Fiorentina ha bisogno di un nuovo regista. Infatti sì, come abbiamo potuto vedere anche negli scorsi anni, la Fiorentina giocava molto bene con un regista, e Pioli vuol far sì che questo riaccada un'altra volta. E Rodrigo Battaglia, nonostante sia un giocatore che non è diciamo molto esperto, ma ancora abbastanza giovane, ha mostrato tante buone qualità allo Sporting, e quindi Pioli è comunque sicuro che potrebbe fare bene a Firenze. Le trattative sono ancora da definirsi, perché comunque la Fiorentina potrebbe chiudere anche a parametro zero per quel giocatore, perché comunque in Portogallo, a Lisbona, c'è stato un problema tra virgolette, nel senso che lo Sporting di Lisbona, per degli illeciti sportivi, il tribunale sta giudicando diciamo la società per appunto questi illeciti sportivi, e la società rischia di perdere i giocatori, rischia di dover rescindere i contratti a tutti i giocatori. Quindi ora, aspettando ovviamente la sentenza del tribunale, la Fiorentina quindi deve attendere diciamo il giocatore. Comunque, anche se si deve attendere la sentenza, quindi se il tribunale rende positivo o negativa questa sentenza, il giocatore e l'agente del giocatore sono d'accordo nel venire a Firenze. Quindi in generale solo la Fiorentina sta aspettando questa decisione generale per capire se il giocatore verrà preso a parametro zero oppure se verrà pagato. In tal caso, se putaso e verrà pagato dei soldi, se il tribunale magari non farà rescindere a nessun giocatore dello Sporting il contratto, la Fiorentina diciamo ha messo sul banco almeno 6-7 milioni. Lo Sporting però di canto suo ne chiede 10, almeno 10 insomma. Però diciamo che, visto che ci sono stati un po' di questi scontri a livello legale nello Sporting, il giocatore e la gente vogliono andare a Firenze, probabilmente lo Sporting potrebbe cedere anche a un prezzo minore, e quindi diciamo tutti i tifosi viola, compreso me, sperano in questo. Comunque niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo acquisto, di questo nuovo arrivo, di questo nuovo giocatore. Io sinceramente, se venisse a Firenze, sarei molto contento, perché è un giocatore che diciamo non l'ho mai visto giocare, però mi sono andato a vedere un po' le sue qualità e le sue caratteristiche tecniche come giocatore, e sarebbe veramente una carta molto interessante da poter schierare nello scacchiere di Pioli. Quindi secondo me sarebbe un ottimo innesto, io sarei contentissimo di vederla a Firenze ad allenarsi insieme agli altri ragazzi a Moeno, oppure direttamente sul campo nella nuova annata di Serie A ad agosto. E niente ragazzi, fatemi sapere, come ho appena detto, voi nei commenti cosa ne pensate. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!